Ho visto un distintivo da Auror sulla scrivania del professor Stark. Comunque tutta... ...veglione dei Goblin. Pozioni è tra le materie più ardue e pericolose tra quelle insegnate in questa scuola. Come studenti del quinto anno, dovrete affrontare nuove sfide sia di disciplina che di intelletto. Inizieremo questo trimestre con la pozione rigeneratrice. Signor Takkar, può dirci perché questa specifica pozione potrebbe risultare utile? Sì, professor Sharp. La pozione rigeneratrice viene usata per disinfettare o guarire vari tipi di ferite. Può guarire alcune ferite, ma non tutte. Punti per Corvo Nero. Prima della fine della lezione odierna, ognuno di voi avrà creato una pozione rigeneratrice, da solo. Non si può mai sapere quando può servire. Vi prego di iniziare. Schiacciate gli ingredienti con movimenti decisi e uniformi. Prestate estrema attenzione nel maneggiare le polveri. Starnutire può essere disastroso. Che molti di voi sanno ancora come mescolare. Non è una pozione semplice questa. Ben fatto. E date le tue recenti imprese a Hogsmeade, credo non sarebbe una cattiva idea esercitarsi a distillare la pozione difensiva Edurus. La professoressa Weasley ti ha mandato a prendere la ricetta da J. Pippin, vero? Sì, signore. Bene. Per il momento puoi trovare gli ingredienti necessari nel mio ufficio. Ma in futuro dovrai portare i tuoi come fanno i tuoi compagni. Alcuni puoi raccoglierli dalle piante che coltivi a lezione di erbologia e altri, più rari, puoi invece acquistarli. Infine, ce ne sono alcuni più difficili da ottenere e richiederanno un po' più di intraprendenza. Vieni da me una volta terminata la preparazione, così vedremo se la tua è stata bravura o fortuna del principiante. Il professor Sharp ha detto che la pozione rigenerativa... I miei genitori volevano tenermi a casa da scuola quest'anno, quando si è iniziato a parlare di una ribellione dei Goblin. Ho sentito male o il professor Sharp ti ha dato il permesso di entrare nel suo ufficio? Sì, ma perché ti interessa? Ottimo! Mi interessa perché voglio farti partecipare a qualcosa di davvero creativo. A proposito, mi chiamo Garrett. Garrett Weasley. Sono un prodigio con le pozioni, modestamente. Felice di conoscerti. Aspetta, sei parente della professoressa Weasley? È mia zia. Mi sta sempre col fiato sul collo. Ma non può essere dappertutto. Ascolta, persino un troll potrebbe distillare una pozione Edurs. Io sto lavorando su qualcosa di davvero spettacolare, invece. Mi manca soltanto un ultimo piccolissimo ingrediente per darle il tocco finale. Ed è qui che entro in gioco io, giusto? Come speravo, hai capito al volo. Mi serve solo una piuma di Fuper. Visto che sarai nell'ufficio di Sharp con il suo permesso, potresti procurarmela tu, già che ci sei. Se mi assicuri che Sharp non se ne accorgerà, ti procurerò io la piuma di Fuper. Non succederà nulla. Le piume di Fuper non sono così preziose. Aspetta di vedere cosa sto distillando. Torna subito da me quando avrai la piuma. Tenete in ordine ben...
leone non dovrebbe avere quel colore, signorina McDowell. Ecco la piuma di Fuper che desideravi. Splendido, grazie. Ci vorrà un po' per distillarla. Dovresti tornare alla tua pozione, Edurus. Ti avviserò quando avrò finito. Competenza e pozioni non si abbinano in alcun modo alla fretta. Siate pazienti e meticolosi. Aggiungiamo della malva e... Che strano. Che sta succedendo? Un attimo. Non dovrebbe... Basta! Per lo stacco di grano. Cos'è successo? Complimenti, Garrett. E ora che c'è, Whitley? Chiedo scusa. Questi sono altri punti sottratti a Grifondoro. Il signor Weasley non ha agito da solo. Chi è complice dovrà risponderne ugualmente. Ho distillato una pozione Edurus, come richiesto. Mi sorprende che tu ne abbia avuto il tempo. Mi sembravi impegnato a generare il caos con Weasley. Non so di cosa parla, professore. Bada bene. Non riceverai certo il mio favore se eviterai di prenderti le responsabilità delle tue azioni. Per quanto riguarda l'operato di oggi al calderone, hai ottenuto dei buoni risultati. Ti confesso che ero scettico, vista la natura avanzata di questa materia e il fatto che sei qui da poco. Sono felice di aver soddisfatto le sue aspettative. Un evento raro. E faresti bene a ricordarti che non sei ancora un esperto di pozioni. Oltre a capire bene come si combinano i vari ingredienti, devi acquisire anche una profonda conoscenza degli ingredienti stessi. Presta attenzione ad erbologia. Le piante che coltiverai in quelle lezioni ti serviranno per le pozioni di queste. Infine, trova un luogo sicuro dove esercitarti con la preparazione delle pozioni. Non puoi lasciare il calderone sul fuoco dove ti pare. È tutto. Abbiamo tutti vissuto sufficienti emozioni per oggi. La lezione è terminata. È un vero piacere vederti. Ciao, Natty. Come stai? Spero tu ti sia ripresa dalla nostra movimentata gita a Hogsmeade. Sto bene, ma sono preoccupata per te. Con Ranrok, Rookwood e Harlow tutti a darti la caccia. In questo momento sto bene. All'epoca non ne abbiamo parlato, ma spero che ora mi rivelerai perché ti stavano cercando. Non ho mai incontrato Rookwood o Harlow. Forse mi confondono con qualcun altro. È un po' strano che entrambi cerchino uno studente di Hogwarts con tanta foga. Ma qualsiasi fosse la ragione, eri chiaramente in pericolo. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Quel giorno a Hogsmeade ho capito una cosa. Hai mostrato grande coraggio nell'affrontare quel troll. E Siruna non si è lasciata intimidire da Rookwood e Harlow. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. Cioè? In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui, immobile, a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Rookwood e Harlow sono pericolosi già di per sé. E il fatto che siano anche in combutta con Ranrok, beh... Una ragione in più per fermarli al più presto.
Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene, ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo, sono qui. Grazie, Natti. Stai in guardia. Ma insomma, come osi minacciarmi? Ma che succede qui? Devi aver visto qualcosa, pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Uno studente, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace! Stupefini! Vedi, ammazzo! Ci pensate! Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. Va tutto bene? Sì, e in gran parte grazie alle tue eccellenti abilità difensive. Ti dispiace spiegarmi perché due Ashwinder volevano farmi fuori per arrivare a te? Ashwinder? Il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood mi sembravano molto interessati a te. È una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Per il momento li hai schivati. Priya mi aveva detto che i pericoli sarebbero aumentati. Devo affrettare la mia ricerca prima che tornino. Ha nominato una certa Priya? Sì, mia moglie. Negli anni di Hogwarts accese il mio interesse per Merlino, regalandomi un libro su di lui. È la tipica tasso rosso a cui piace lavorare, grande pozionante, ha una bottega in Nocturne Alley. Viaggia molto per lavoro, sa quel che succede nelle Highlands prima di me. Lei è ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Pensavo che Merlino e i racconti sulla corte di Re Artù fossero solo un mito. Una leggenda! Fortuna che Sir Cadogan non ha udito. Dal suo ritratto appeso a Hogwarts non fa altro che parlare dei suoi legami con Merlino. Merlino frequentò Hogwarts, sai? Sto studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Strutture? Questi pilastri ricoperti di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri Serpeverde.
Era un grande amante dei rompicapi. Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. Allora ti confesserò un piccolo segreto. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Un'erba versatile. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena arrivata per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ha un simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se... E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente. Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Ho portato con me un baule pieno zeppo di malva. È laggiù, vicino alla mia tenda. Questo baule? Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Ho preso la malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale e vediamo che succede. Accidenti! Hai visto? I rampicanti sono spariti! Cosa devo fare adesso? Da qui è tutto territorio inesplorato. Queste pire, però, mi incuriosiscono. Incendio! La barba di Merlino! Fanno affondare la pira! Che giornata! Stento a crederci. Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa? Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. La mia idea è che ognuna richiederà della malva. Malva che puoi trovare a Hogsmeade, qualora ti servisse. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti. E fa attenzione là fuori. Ora che ho tutto ciò che mi serve, posso tornare tranquilla ai miei studi. Scroop? E chi sarebbe? Rebellion! Faccio!
zucche? Ah, bene! Ho in mente il posto giusto. Rivedi! Giù alla riva. Sarà meglio che non si tratti di uno scherzo. Grazie immensamente di essere qui. Il mio nome è Scroop, umile servo del preside. Scroop è nella famiglia Black da tanti anni. Scroop chiede scusa per la quantità di biglietti, ma voleva assicurarsi che nessuno ti seguisse. Di che si tratta? I tuoi biglietti accennavano al libro che ho trovato nel reparto proibito. Scroop può dirti di più in cambio del tuo aiuto, ma nessuno dovrà saperlo, specialmente il preside. Sfidare l'autorità del preside e guadagnarci anche qualcosa. Sono tutto orecchi. Oh, Scroop non intende affatto sfidare il preside. In effetti, Scroop spera di fargli una sorpresa. La defunta padrona di Scroop, Apollonia Black, che riposi in pace, frequentò Hogwarts più di 50 anni fa. Prima di morire, parlò con ardore di alcune pagine strappate da un libro. Scroop sospetta le abbia portate nella sua grotta. Alla fine era delirante, poverina. Scambiò della bella donna per bacche di sambuco. Scroop tentò di avvertirla. Mi dispiace molto. Ma a te che ne viene se trovo quelle pagine? Scroop crede che in quella grotta ci sia anche un prezioso anello della famiglia Black e Scroop vorrebbe riportarlo al preside. Apollonia ha proibito a Scroop di entrare nella grotta tanto tempo fa. Scroop onora ancora le sue volontà. Scroop non oserebbe mai chiedere aiuto a uno studente, ma visto che Scroop sa che cerchi quelle pagine, magari potresti trovare anche l'anello. Come facevi a sapere del libro che ho trovato e delle pagine mancanti? Scroop e gli altri elfi domestici sono bravi a non farsi vedere. Scroop sente e vede molte cose nel castello. Scroop sa mantenere un segreto. Dimmi di più su questo prezioso anello. Vi è inciso lo stemma della famiglia Black. Il preside sarebbe contento se Scroop glielo riportasse. Come hai fatto a farti male all'orecchio? I Black hanno l'abitudine di decapitare i propri elfi domestici quando i loro servigi non sono più richiesti. Un giorno, la cara Apollonia era comprensibilmente stanca di Scroop e così iniziò ad agitare una mannaia. Scroop riuscì a convincere del suo valore quella dolce ragazza e ora Scroop vede questa ferita come un ricordo del suo buon cuore. A quanto pare potrebbe essere utile a entrambi. Lo farò. È un sollievo per Scroop. Scroop sperava proprio nell'aiuto del giovane serpeverde. Porta questo pane tostato alla grotta lungo la costa. Mettilo sul piedistallo che c'è lì. Buona fortuna. Scroop attenderà qui il tuo ritorno. Buona fortuna con quelle pagine e l'anello. A
incendio! Leviosa! Proteggi! Stupefino! Incendio! Proteggi! Stupefino! Incendio! Stupefino! Incendio! Perché proprio del pane tostato? Suppongo sia lì che devo metterlo. Possibile. Un visitatore. Oh! Mi chiamo Richard Cornacchia. Ero uno studente proprio come te circa un secolo fa. Come diamine hai fatto a trovare questo posto? Mi mandò un elfo di nome Scroop. Ha detto che qui potrei trovare un anello dei Black. Spiacente, ma ho venduto quell'anello tanto tempo fa. Povero Scroop. Scommetto che pensa ancora ad Apollonia. Non che lo biasimi. Se ho rubato tutti questi tesori è stato solo per far colpo su di lei. Ahimè, non è servito. Pensavo che una mappa trafugata a Pix avrebbe suscitato il suo interesse. E invece ha solo alzato gli occhi al cielo. Che me ne faccio di un mucchio di vecchie pagine ingiallite? Che umiliazione. Insisto, dammele subito. Non sono qui. Da che non ero riuscito a destare la curiosità di Apollonia, ho pensato che magari la mappa avrebbe potuto condurmi a qualcosa degno del suo interesse. Così l'ho seguita fino a quella che posso solo descrivere come una sorta di caverna incantata. Il resto puoi immaginarlo. Ho un'idea. Incontriamoci al limitare della foresta proibita, così ti mostrerò dove trovare quelle pagine. Che ne dici? Posso immaginare come sei morto, ma chi ti ha fatto una cosa del genere? Stavo dando un'occhiata in giro quando all'improvviso ho sentito come una brezza fresca e poi, un giramento di testa. Non ricordo altro. Per cui se è tua intenzione esplorare la caverna, fa attenzione. Non so a cosa nello specifico, ma mi sembri una persona accorta. Guardati da ogni refolo d'aria.
perché mi serve il pane tostato per entrare? Ho un'idea di Apollonia. Pare che alcune piovre vadano matte per il pane tostato. Non te l'hanno insegnato a Hogwarts? Come si fa a rubare qualcosa a Pix? È un poltergeist. Non ho rubato quelle pagine dal suo corpo spettrale. Le ho solo trovate lungo la sua scia di distruzione. Sai, lui adora distruggere le cose. Libri, bottiglie, armature. Qualunque cosa possa creare caos attorno a lui. Le pagine gli sono cadute durante una violenta scorribanda in biblioteca. Se non c'è altro modo per trovare quelle pagine, ci vediamo alla foresta. Sono sicuro che le pagine saranno ancora nel mio panciotto. Se non ti turba la vista del mio, scheletro decapitato, sono tutte tue. Revelio! Una mappa. Non sembra collegata alle pagine mancanti. Meglio conservarla, comunque. Questo posto sembra uscito da un libro di favole. Ciao, Scroop. Grazie a te ho potuto accedere alla grotta di Apollonia. La chiave era il pane tostato. Lì ho incontrato un fantasma, Richard Cornacchia. Ha accettato di portarmi alle pagine che cercavo. Ah, quel ragazzo non è mai stato all'altezza di Apollonia. Oh, e l'anello di famiglia dei Black? Purtroppo Cornacchia lo ha venduto molto tempo fa. Che triste notizia. Scroop dovrà pensare un modo alternativo per stupire il preside. Ah,
Scroop si consola sapendo che il giovane Sarpeverde ha trovato ciò che stava cercando. Sì. Grazie ancora, Scroop. Sei davvero impareggiabile.